calcio al mondo e lasciar tutti dietro quella porta. Solo noia nella mia vita, sembra che tutto crolli intorno a me. Non capisco cosa voglio, chi sono io, che cosa sto cercando. Solo buio nella mia mente, c'è confusione fuori e dentro me. Stacco il filo, questo mondo lascio fuori dalla mia porta. Non bussate, non cercate, non ci sono, non chiamate, non ci sono. Non ci sono per nessuno. Fare quattro passi al centro, vedere gente proprio non mi va. Ci vediamo in pizzeria, ma questa sera a casa tornerò. Stacco il filo, questo mondo lascio fuori dalla mia porta. Non bussate, non cercate, non ci sono, non chiamate, non ci sono. Non ci sono per nessuno. Quattro salti in discoteca, ma io per resto con i miei perché. Le folli corse per sfidar la vita, questa gara ho perso già, lo so. Stacco il filo, questo mondo lascio fuori dalla mia porta. Non bussate, non cercate, non ci sono, non chiamate, non ci sono. Non sono per nessuno. Ehi, ma per poco non mi prendevi. Ma che cerchi? Cosa cerchi tu, amico mio? Un prete? Ora anche i preti vanno in giro di notte? Mi chiamo Don Luigi e questi sono Daniela e Andrea. Ma un ragazzo come te di sabato sera non dovrebbe stare con gli amici? Ne ho abbastanza anche di quelli, te li raccomando. Dove li trovi oggi, veri amici? Stanno con te solo per interesse. Abbiamo capito, è un momentaccio. E le ragazze? Hai litigato anche con loro? No comment. Capitolo chiuso anche loro. E adesso dove vai? Non lo so. Comunque non a casa. Vorresti venire con noi? Con voi? Con voi a fare cosa? Guardarsi intorno al di là delle luci, vite spezzate in un angolo buio, volti rugosi bagnati dal pianto, occhi perduti che non cercano più. Corpi venduti al miglior offerente, ombre di sogni svaniti per sempre, porte che lasciano dietro il presente, chi ti promette il cielo qua giù. A chi non ha niente, dare una mano, offrire un sorriso,
poche parole, saper ascoltare chi cerca spesso soltanto un amico, lottare contro i mercanti di morte, dare il coraggio per ricominciare, sentire dentro una forza che spinge e che ogni giorno ti porta più in là. Ma voi chi siete? Degli angeli in jeans? In incognito. Sai, le ali le abbiamo lasciate a casa. Ok, mi avete convinto. Tanto a casa non ci torno. Ma voi dove mi portate? Facciamo un giro per i quartieri bene. Andiamo per i ponti. Visitiamo la stazione. Andiamo a visitare qualche panchina. Sai, a chi dorme sotto i cartoni fa piacere ricevere qualche coperta, qualche cosa di caldo. O anche una semplice parola di amicizia. Sì, andiamo a dare a tutti la buonanotte. In marcia ragazzi, che abbiamo ancora tante cose da fare. Ehi, ma tu come ti chiami? Mi chiamo Marco. Dai, vieni con noi. Vieni qua, bevi. Ma va la parola, va! Ha fatto bene tua moglie a venire a buttarti fuori di casa! Altro che... Ma sei fuori di casa, ma piuttosto vattene via, perché questo è il mio cartone, tu sei sul mio cartone, via! Ma quale cartone è cartone? Questo cartone è mio! È quello mio, ho detto io che è quello mio! Cane rognoso! Cane rognoso! Rognoso me? A me non l'ha detto mai nessuno! Sei un pazzo furioso! Pazzo male, che fai? Che fai? Aiuto! Ma sei un assassino! Sei un assassino! Ma che fai? Luigi, che si è fatto? Niente, è solo un graffio. È solo un graffio, niente. Peppino, ma dai! Stai tranquillo. Altro che mi avete salvato da questo pazzo furioso! Ma cazzi, ma qui pazzi siete voi! Ma chi me lo fa fare? Pazzi? Forse un po'. Ma a volte se non si è... pazzi speciali e non si è disposti a rimboccarsi le maniche per aiutare gli altri, che serve? E io conosco certi pazzi che ti farebbero capire. E poi tu ti ricordi la storia di Domenico, quel ragazzo di 14 anni 100 anni fa? Sì, bella quella storia, bella. Quello lì stava in mezzo a delle teste di rapa come te, che prima spaccano la testa agli altri e poi dicono buh. Vedi, Domenico stava all'oratorio di Don Bosco. Don Bosco era come Don Luigi, un prete per capirci. Quella volta lì il ragazzino vide che certi compagni volevano farsi veramente male e ci poteva scappare anche il morto. Tra i nemici scorrerà.
bianco, se hai coraggio fatti più vicino, non ti tirare indietro, noi ti spezzeremo. Lancia la tua pietra, tu paura non ci fai, sangue per le strade scorrerà. Se credi l'avrai vinta, non sai che ti aspetta, quella tua testa dura presto sarà rotta. Lancia la tua pietra, tu paura non ci fai, sangue per le strade scorrerà. Corri domenico, fa presto, solo tu potrai fermare questi folli che si vogliono ammazzare. Corri domenico, fa presto, corri domenico, presto, 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 se ti fermerai questa lite finirà. Non mi muoverò da qui, lancia pure la tua pietra, se tu credi sia coraggio inseguire la follia del rancore, lascia stare, c'è più forza in chi sa perdonare. Guarda questa croce qui, Cristo è morto perdonando, e tu gridi la vendetta, non comprendi che follia, la violenza lascia stare, c'è più forza in chi sa perdonare. No! Così non posso, raccapisco, ci voleva un ragazzino che alla fine ci facesse ragionare. Piccolo fuori, grande dentro, ce l'ha dimostrato, Domenico ha capito il coraggio che cos'è. Quale? Dammi qualcosa di scuro. Una birra, un po' di vino, che non riesco a dormire. Ho la gola secca, per favore. Non riesco a dormire? No, tu? Non riesco. Bevi la mia salute. Grazie, Pasquale. Bevi. Oh. Ma... E allora? Coca-Cola. E allora? Ma la Coca-Cola mi fa venire le bollicine alla testa. Ah. Ma smettila, bollicine. Smettila, lasciami dormire. Altrimenti veramente io te la do qualcosa in testa. Oh! Ah. Non ce ne può più. Ah, buonanotte! Tu vuoi dormire? Allora silenzio tutto il mondo, che lui vuole dormire. Shh. Zitti tutti! Anche tu! Zitto! Shh. Ah! Pasquale! Ma che fai? Dormi! Oh. Ehi! Dai, non riesco a dormire. Ho capito. Stasera non si dorme. Allora, ho capito. Cosa sei c'è? Ancora arrabbiato con me per quello che è successo prima? No, non è che sono arrabbiato con te. Anche se sei una gran testa di rapa, sei sempre mio amico. Però Marte. Già. Bello. Marte. Giove.
Urano. Urano. Un bicchiere di vino. No, Coca-Cola. Ma smettila con questo bere. Giovedì troppe stelle. È meglio che non bevi più. Altro che Urano, Urano. E vabbè, ma che bisogno c'è di andare in colera? Ma che colera è così poco? Io voglio soltanto dormire e basta. Oh. E poi si dice collera. Il colera è tutta un'altra cosa. È quello che capitò a quel ragazzino della storia di Don Luigi. Quella di 100 anni fa. Ragazzi, voi sapete quello che succede. La gente per le strade muore di colera. Torino è un lazzaretto e il sindaco ci invita a dare con coraggio soccorso giù in città. Io qui vi garantisco in nome di Maria, nessuno subirà contagio di colera. La sua medaglia al collo voi portar dovrete, e in grazia del Signore tutti quanti rimanere. Entriamo nelle case, passiamo per le strade, doniamo il nostro aiuto a chi non ce la fa. Conforto ai moribondi, sollievo ai sofferenti, forse anche un sorriso e il mondo cambierà. Tu credi di donare e scopri che ricevi. Tu credi d'aiutare e forza troverai. Don Bosco, presto corra, qui muore qualcuno. Ma no, la casa è vuota, io ve l'assicuro. Le dico c'è qualcuno, saliamo su in soffitta. In grazia vuol morire, io lo so, credetemi. Ma come lo sapeva? Lui parla col Signor. Entriamo nelle case, passiamo per le strade, doniamo il nostro aiuto a chi non ce la fa. Conforto ai moribondi, sollievo ai sofferenti. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà. Tu credi di donare e scopri che ricevi. Tu credi di aiutare e forza troverai. Rano. Marte. Giove. Uffa! E basta con queste stelle. Basta. Guarda, una stella cadente, una stella cadente. Guarda. Bene, esprimi un desiderio, così la facciamo finita. Ah sì? Eh sì, basta. Allora, avanti. Allora, ci penso io. Subito, un desiderio. Allora. Dai. Desiderio. Aspetta, mamma mia. Dai. Dimmelo tu, che non me ne viene neanche uno. Per esempio? Quale?
Domenico Savio ne aveva pure lui uno solo. E qual era? Falsi santo. Ah, una stella ritornante. Ragazzi, state allegri. Ho una sorpresa per voi. Scrivete in questo biglietto il regalo che volete da me ed io cercherò di accontentarvi tutti. Evviva! Evviva Don Bosco! Io chiederò un pallone giochi in quantità. Io scrivo 100 chili di torone ed io 3 torte 10 chili di bignè. E tu, Domenico, mi chiedi pure così tanto? Ho solo un desiderio, mi aiuti a farmi santo. Ti voglio regalare una formula sicura che certo ti fa vivere la grande santità. Primo, vivi sempre in allegria, quello che ti turba non viene dal Signore. Secondo, i doveri fatti sempre bene, impegnati a studiare e prega con amore. Terzo, aiuta sempre gli altri, sostieni i tuoi compagni pur nelle incomprensioni. Se questo tu farai, puoi essere sicuro che santo diverrai. Non è poi tanto duro. Sì, Don Bosco, è facile, ma non sempre. Lei mi aiuti. Ho letto il cartello che tiene appeso alla sua stanza. Dammi anima, eccetera, tolle. Qui lei commercia anime, l'ho capito, e quindi è una persona giusta a darmi una mano. Bravo. Aiutami, Signore, a vivere ogni giorno ciò che ti promisi nel nostro primo incontro. Che io corra ad abbracciarti per chiederti il perdono, che io spesso mangi il pane che tu hai dato in dono. Help me, my Jesus, to live in our days. Wanna promise you be every single day. How am I to love you? To marry your forgiveness. I hope the need to pray. The prayer that you give me. Che io sappia con coraggio portarti per le strade. Che io canti la mia gioia di averti come amico. Che io sento dentro il cuore l'amore per la vita. Che io voglio un confinato, finato ancora di più. Aiutami, Signore, a vivere ogni giorno ciò che ti promisi nel nostro primo incontro. Maria, Gesù, sarete amici miei. E voi mi guiderete a scoprire nuovi cieli.
accorto di quello che succede? Hai visto quel movimento? Vedo che anche tu hai occhio. Quello è un capobanda. Don Luigi ha cercato di toglierlo più volte dalla strada. Aspettatemi. Andate lì al bar, prendete qualcosa. Vi raggiungo dopo. E ha persino cercato un lavoro, ma lui si è fatto cacciare più volte via. E allora, Fabio, com'è andata la giornata oggi? Don Luigi, non mi lamento. Ma dai, ho qualcosa da proporti. Andiamoci a fare un panino, dai. Dacci un taglio, Don Luigi. Non cominciare con le tue solite prediche. Non sono in vena e poi non è proprio il momento. Dai, vieni, è solo un panino. Sai, c'è la possibilità di un lavoro per te. Sai, quell'amico mio lì di Piazza Roma, in un'officina. E siccome so che coi motori tu ci sai fare, è lì il posto tuo. Don Luigi, lo sai, non sopporto i luoghi chiusi. E poi se il principale è come quello dell'altra volta, uno che rompe... Don Luigi, ma tu credi veramente che uno come me possa cambiare così, da un momento all'altro? E poi perché, Don Luigi? Per quattro soldi? Ma puliti! Puliti! Puliti, puliti! Don Luigi, tu credi ancora alle fate? Ascoltami, amico, ascolta col cuore quel che ti dico. Non sono parole, sono storie concrete di giovani veri, sono storie di oggi, sono storie di ieri, sono piccole storie che aiutano a vivere, sono piccole storie che danno speranza. Accorda i tuoi passi con quelli di chi ha aperto un cammino e detto il suo sì. Il buio dentro di te svanirà per sempre. Sono volti sconosciuti da scoprire, da capire. Guarda in fondo al cuore tuo, troverai un po' di loro in te. Sono giovani che han saputo colorare il mondo coi pennelli. Ascolta col cuore quel che ti dico, non sono parole, sono storie concrete di giovani veri, sono storie di oggi, sono storie di ieri, scintille di luce che danno colore, sono pezzi di vita che cambiano il cuore. Cammina con loro e vivrai anche tu per portare nel mondo qualcosa di più. E il buio dentro di te svanirà per sempre. Sono volti sconosciuti da scoprire, da capire. Guarda in fondo al cuore tuo, troverai un po' di loro in te. Sono giovani che han saputo il mondo coi pennelli dell'amore.
faccio un taglio. E dai, non dirmi subito di no. Tu mi ricordi tanto un tipo. Ti ho mai raccontato quella storia di Michele? Quel ragazzo che stava sulla strada come te. E tu chi sei? Chi sei tu, amico mio? Mi sembri un capo, un comandante. Bravo. L'hai detto, sono un generale. Sono Michele Magone, il generale di Carmagnola. Bravo. Mi piaci. Hai fegato. Volevo parlare un po' con voi, ma i tuoi amici, i tuoi compagni sono andati via. Faccio tanta paura? E tu cosa mi dici di te? Sono grande a sufficienza. Io il padre non ce l'ho. Sto sulla strada ma capo di una banda che sa stare agli ordini miei. Mi batto un fischio e son qua. Vado a scuola ma mi annoio. Non son buono a nulla ma mi piace ridere, correre con gli amici miei. Sono un campione nel gioco, imbattibile ormai. C'è un posto che fa proprio al caso, tu cortili, tanti giochi ed allegria. C'è una scuola che accoglie giusto i tipi come te. E questa è casa mia, sarà la casa tua se vuoi, laggiù a Torino. Il mio treno parte, io devo andare. Tieni, tieni questa medaglia. Portala al tuo parroco, lui capirà. E ti accompagnerà da me. Vuoi? Sì, sì. Allora Michele, io devo andare adesso. Ci vediamo a presto. A presto Michele. Ma lei chi è? Chi devo dire? Devi dire Don Bosco. Mi chiamo Don Bosco. Posto che fa proprio al caso mio cortili, tanti giochi ed allegria. C'è una scuola che accoglie giusto i tipi come me. E questa è casa sua, sarà la casa mia, laggiù a Torino. Credo Luigi, ma questo Michele qui era un capobanda. Io non sono mica come lui. Sì, ma sei sveglio e furbo come lui. Cosa vi porta? Portaci due birre e due panini. Basta così? Sì. Ma questo Michele qui poi ci andò da Don Bosco? Sì che ci andò. E lì nel suo oratorio divenne un generale, ma dell'allegria. Veloce
porterà. Caro Michele, io avrei bisogno che tu mi facessi un piacere. Dica pure, sono disposto a fare qualunque cosa mi comandi. Io avrei bisogno che tu mi lasciassi un momento padrone del tuo cuore e mi manifestassi tutta quella malinconia che da alcuni giorni ti si vede dipinta in volto. Sì, è vero, ma non so come fare. Sono disperato. Come? Tu sei quel generale Michele Magone, capo di tutta la banda di Carmagnola? Che generale sei, se non sei in grado di esprimere con le tue parole quello che hai nel cuore? Vorrei farlo, ma non so come cominciare. Dimmi solo una parola. Ho la coscienza imbrogliata. Questo mi basta. E poi, pensa alla tua vita passata. E quando vorrai, vieni da me e dimmi pure. Don Bosco, aiutami a confessarmi e risolveremo tutto. Grazie, Don Bosco. Grazie. Se ti dicono che sono i musi lunghi e facce scure ti faranno un uomo vero, un uomo che la vita sa affrontare, non li sentire, non è vero, è la gioia che vincerà.
fermare l'allegria. Quanto avremo camminato stanotte? Niente in confronto alla strada che c'è ancora da fare. Se fossimo in tanti, potremmo fare molto di più. Ehi, ma quella? Quella la conosco. Aspettate un attimo. Forse una sua amica. Don Luigi. Lei Gisella. A scuola siamo stati insieme per tanto tempo. Che ti succede, figliola? Don Luigi è scappata da casa. Benedetta figliola, cosa pensi di risolvere? Perché scappare da casa? In quella casa non ci torno. Ma se non ti manca niente, la più invidiata di tutta la scuola. Non credere che i soldi risolvono tutto. Beh, se l'avessi, non li butterei certo dalla finestra. Che ne sai tu? Non ci sei a casa mia e non l'hai visto quel porco. Dai, non piangere. Prendi qualcosa di caldo, un bel caffè. La vita è uno schifo. Pensavo che mia madre sarebbe stata di nuovo felice con quell'uomo. Ma quel verme non si accontenta. Non gli basta mia madre!
Io lo so che in questo momento tutto ti sembra fango, ed in effetti ce n'è anche tanto in giro. Ma non tutto è sporco, non tutto. E poi anche tra il fango può sbocciare un bellissimo fiore. Vieni, calmati. Mentre tu prendi il tuo caffè, io ti racconterò di Laura, una ragazza sudamericana. Era giovane e fragile il corpo, ma forte come quercia centenaria. La chiamavano il fiore delle Ande e conobbe il dolore e la miseria. Molto presto rimase senza padre e la madre ad un uomo si legò. Lui soltanto il suo denaro seppe dare, e mai un gesto né briciole d'amor. Sorridendo dalle Ande alle colline alle città, il suo nome nel silenzio porterà. Senti l'eco che racconta di un germoglio che fiorì. Solo un giorno e per amore poi si offrì. L'estate arriva e lei non vorrebbe trascorrere dei giorni da quell'uomo. Desidera fuggire, lei non teme di vivere in miseria e povertà. Il petto batte, il cuore da bambino, lo sguardo fiero è quello di una donna. La lotta inizia ed ora lei lo sa che affronterà la dura realtà. Sorridendo dalle Ande alle colline alle città, il suo nome nel silenzio porterà. Per amore poi si offrì. Senti l'eco che racconta di un germoglio che fiorì. Solo un giorno e per amore poi si offrì. Che vuoi fare? Mangi? Prima portami da bere. Sai che ti sei fatta una bella ragazza. Dai, sii carina con me.
dire. Meglio per me morire che macchiarmi col peccato. Fuori, fuori da casa mia. Via. Stupida. Laura, povera figlia mia, ma perché? Amore furioso, potresti essere più compiacente con lui. Ci castigherà tutti. Io vi ho sfamato e voi mi appartenete. Sei solo una donnaccia. Sono io che comando, sia su di te che su tua madre. Abbandona. Ma allontanati da lui. Le valli che aveva conosciuto da bambina, i fiori che la invidiano già sanno la sua bellezza eterna rimarrà. Solo un giorno e per amore poi si offrì. Senti l'eco che racconta di un germoglio che fiorì. Solo un giorno e per amore poi si offrì.
coraggio, Gisella. Troveremo una soluzione. Ehi, puoi venire a casa mia? Vieni domani al centro e ne parleremo con calma. Verrai anche tu, Marco? Con Gisella al centro? Vero, Marco? E allora, Marco? La notte è stata lunga per me. Forse credo d'aver capito. Il giorno è lì che ti aspetta. E quando arriva la luce, tutto ti appare diverso. Domani allora ci vedremo? Sì, certo. Domani verrò. Domani verrò. Guardate, è l'alba. Svanito, il cielo si colora, la luce vince ancora, rinasce un nuovo giorno, il mondo si risveglia, il sole ti accarezza, su svegliati anche tu. La città, non stai solo a guardare, ma fai qualcosa in più. Comincia un'alba nuova, adesso credi che vuoi vivere per lei, c'è un posto anche per te. Yeah.
grande mio amico, ascolta col cuore quel che ti dico. Non sono parole, sono storie concrete di giovani veri, sono storie di oggi, sono storie di ieri, sono piccole storie che aiutano a vivere, sono piccole storie che danno speranza, corda i tuoi passi con quelli di chi ha aperto un cammino e detto il suo sì. Il buio dentro di te svanirà per sempre. Sono volti sconosciuti da scoprire, da capire. Guarda in fondo al cuore tuo, troverai un po' di loro in te. Sono giovani che han saputo colorare il mondo coi pennelli dell'amore. Provaci anche tu con noi, se vuoi. Ascolta, mio amico, ascolta col cuore quel che ti dico. Non sono parole, sono storie concrete di giovani veri, sono storie di oggi, sono storie di ieri. Scintille di luce che danno colore, sono pezzi di vita che cambiano il cuore. Cammina con loro e vivrai anche tu, per portare nel mondo qualcosa di più. E il buio dentro di te svanirà per sempre. Sono volti sconosciuti da scoprire, da capire. Guarda in fondo al cuore tuo, troverai un po' di loro in te. Sono giovani che han saputo colorare il mondo coi pennelli dell'amore. Provaci anche tu con noi, se vuoi. Sono volti sconosciuti da scoprire.